credo di poter recitare un ruolo con la due ragazzi da protagonista. I 2 anni passati hanno insegnato qualcosa. Beppe Scienza non ha dubbi, il suo Monopoli non reciterà da comparsa nel ballo playoff. Terzi nel girone C al momento dello stop dei giochi, i biancoverdi arriveranno agli spareggi già forti del record di punti tra i pro nella storia del club. È chiaro che il traguardo raggiunto in Monopoli quest'anno è già storico, perché cristallizzando la classifica siamo stati messi, mantenuti al terzo posto. Credo che sia un traguardo che non capita tutti gli anni di conseguire. Quindi siamo già, a mio avviso, nella storia della società. Abbiamo adesso la possibilità di marchiare a fuoco questa storia come un evento importante. Già nei Guinness del Gabbiano, ma non per questo intenzionato a fermarsi, il volto di Scienza è quello del Monopoli, squadra che ha fatto della corsa e del ritmo le sue armi più affilate, doti che ora andranno confermate dopo uno stop mai così lungo. 4 mesi senza una straccia di partita sono tantissimi. Quindi chi avrà la possibilità di giocare prima potrebbe per una volta essere parzialmente agevolato. Dall'altra c'è però anche il rischio infortuni e il rischio stanchezza. Fella, Donnarumma, Giorno e Carriero, ci sono 4 nomi in particolare sulla copertina del Monopoli che si prepara a entrare in scena il 9 luglio da testa di serie nel primo turno della fase nazionale playoff. Stare sul pezzo mentalmente e non badare al calciomercato per Scienza sarà fondamentale. In come purtroppo anche il mercato con tutte le loro strategie, e qui sorge spontaneo proprio pensare, tutti vogliamo vincere, tutti quanti, noi siamo tifosi in giro, vogliamo vincere, vogliamo andare in B, vogliamo vincere anche loro, questo è poco ma sicuro, e quanto siamo disposti a fare, e quanto siamo disposti a fare per vincere, che farà la differenza. Abbiamo la possibilità di marchiare a fuoco questa storia con un evento importante e il mantra dell'allenatore che chiede serenità, individua in Bari, Reggiana, Padova e Carpi le favorite e cita un esempio da seguire. Cosenza insegna che qualche anno fa all'87esimo era eliminata da Sicco Negozio, si è qualificata fortunosamente, poi ha vinto immediatamente in playoff. Non succede, ma se succede, questo è il sottotitolo dello Scienza Pensiero, che in caso di vittoria dei playoff e prima volta in B del Monopoli ha già un fioretto pronto e non sarà il tuffo in mare esibito 2 anni fa in pieno inverno, dopo la vittoria di Rende. Con la bicicletta farò una tappa lunga, con difficile, con delle salite, devo decidere la località, ma credo che sia adeguato perché che sia proprio per la ciclista, però lo faccio volentieri.